Chi è il vostro amichetto? Questo è Ben. È un muso nero che ha vissuto qui per molto tempo. Decisamente molto tempo. Od Ben qui ha accudito mio padre e il padre di mio padre finché ha tirato le cuoia un giorno. Old Ben ha accudito me. Crescere come il figlio di un grosso proprietario di una piantagione del Mississippi pone un uomo bianco in contatto con tutta una abbondanza di facce nere. Ho passato tutta la vita qui, proprio qui, a Candyland, circondato da facce nere. Nel vederle tutti i giorni, un giorno dopo l'altro, mi chiedevo sempre una cosa. Perché non ci uccidono? Su quella veranda là fuori, 3 volte a settimana per 50 anni, Old Ben qui radeva mio padre con un rasoio a mano libera. Ora, nei panni di Old Ben, a mio padre avrei tagliato quella dannata gola e non ci avrei certo messo 50 anni a decidermi. Ma non l'ha mai fatto. Perché no? Vedete? La scienza della frenologia è cruciale per la comprensione della separazione tra le nostre due specie. Nel cranio dell'africano qui. L'area associata con la sottomissione è larga più di qualunque umano o qualunque altra subumana fra le specie sul pianeta Terra. Se esaminate questo pezzo di cranio qui, noterete 3 distinte fossette. Qui, qui e qui. Ora, se avessimo in mano il cranio di un Isacco Newton o Galileo, le 3 fossette sarebbero state nell'area del cranio comunemente associata con la creatività. Ma questo è il cranio di Old Ben. E nel cranio di Old Ben, non gravato dal genio, queste 3 fossette sono situate nell'area comunemente associata con il servilismo. Mister Brillante, devo ammettere che sei un tipo in gamba. Ma se io prendessi questo martello qui e lo abbattessi sul tuo cranio, tu avresti le stesse 3 fossette nello stesso posto. Di Old Ben. Tenete i palmi sopra il ripiano del tavolo! Se staccate i palmi da quel ripiano di tartaruga, Mr. Pucci, quelle 2 canne mozze ve le scarica addosso! Se ne sono dette tante a cena intorno a questo tavolo qui stasera! A questo ci potete credere! Mr. Moggy, gentilmente raccogliereste le pistole che pendono dai fianchi dei ragazzi qui? Vi ringrazio immensamente. Dottore. Dove eravamo? Somaro. Ah, sì. Eravamo al punto in cui voi eravate pronto a lanciarmi la proposta di comprare Brumilda. Non è vero?